Proseguono fino al 13 febbraio le iniziative per ricordare il 27 gennaio 1945, giorno della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz in Polonia, organizzate con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e numerosi enti sul territorio. Tra gli appuntamenti, uno spettacolo teatrale al Carignano, la proiezione di due pellicole sull'Olocausto al Polo del Novecento e una mostra multimediale al Museo Diffuso della Resistenza. Si chiude il 13 febbraio alla Cavallerizza con un incontro tra gli studenti e Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah.